Un corso di laurea magistrale è un corso che fondamentalmente apre le porte del mondo del lavoro e bisogna informarsi su quali sono le opportunità di ricerca e di inserimento nel mondo del lavoro che l'Ateneo propone. Se considerate i dati 2014, quindi analisi 2015 Alma Laurea, troverete che per le lauree magistrali l'Università dell'Insubria si pone sesta su 65 università. Vuol dire che guardiamo a 360 gradi come farvi crescere, perché poi il passaggio sia un passaggio fatto senza difficoltà, non solo attività di ricerca con gruppi inseriti in collaborazioni internazionali, ma apprendistato in alta formazione, attività proposte da gruppi di imprenditori e di industriali che vogliono aiutare i ragazzi a sviluppare tutte quelle skills che vanno sotto il nome di soft skills e che notoriamente sono quelle che gli imprenditori sentono come mancanti quando uscite dall'università. Io faccio la tesi al CNR di Milano, alla sezione ISMAC, che è quella che si occupa di polimeri. Tratta l'organometallica, che è una branca della chimica, che però mette insieme quelle quattro aree che sono l'analitica, l'organica, l'inorganica e la chimica fisica, che è matematica applicata alla chimica. Mi sono laureato in Marocco nella laurea triennale in fisica nell'Università di Khouribga. Ho scelto l'Insubria perché voglio specializzarmi nella fisica medica. È suddiviso in tre curriculum: oncologia, neuroscienze e infine il nuovo curriculum double degree, sostenere il primo anno in Italia e il secondo anno all'estero presso l'Università di Bonn. Io mi chiamo Alessia Pina, ho 23 anni e frequento l'Università degli Studi dell'Insubria a Como, primo anno magistrale. In realtà al momento mi trovo in Svezia, venire qui per poter approfondire una branca della matematica che mi interessa molto e che è la parte di crittografia, e quindi quello che avrò alla fine dei miei due anni di percorso sarà anche un master in crittografia e teoria dei codici. Penso di stage della durata di due mesi, creare una banca. Durante lo stage ero qua su una sala operativa, assistevo i professionisti nel collocamento titoli e nell'attività di trading. Ho scelto questa laurea perché mi permette lo studio di due lingue che mi interessano particolarmente, che sono l'inglese e il cinese, soprattutto il cinese. E ho trovato interessanti le materie che facevano da contorno a tutto queste due lingue. Vengo in realtà dalla triennale in Bicocca, quindi ho fatto comunicazione interculturale. Studiare il cinese qui ti permette di fare lezioni molto frontali. Il studio di queste lingue viene fatto in maniera molto individuale. Tra una settimana ho in programma di laurearmi. Ho deciso di fare questo corso alla fine della laurea triennale e studiare in inglese. Ho avuto l'opportunità di frequentare un'università indiana, precisamente a Nuova Delhi, tre mesi nell'estate del 2014. Ho poi avuto l'opportunità anche di partecipare al programma di doppia laurea, un anno all'università di Jena. È proiettata verso il campo dell'editoria, che è il campo nel quale io vorrei lavorare. Ho frequentato durante la magistrale l'Università di Parigi, dove sono stata in Erasmus. Ho fatto un'esperienza di stage con un giornalista, abbiamo proceduto alla stesura di un libro inchiesta molto interessante, che tramite l'università sono entrata in contatto con Video Varese. In questo momento io mi trovo a parlare dell'America, sto lavorando a un postdoc alla Purdue University in Indiana, e Google era stata una delle società che ho scelto di provare a mandare il mio curriculum mi è interessato. Abbiamo discusso un po' della mia area di ricerca, che è la sicurezza, e siccome è un ambito di colore in questo momento molto importante per tutte queste grandi società. Andare a visitare delle aziende, in particolare siamo andati in Mossi e Ghisolfi, visitare un impianto di biogas. Ora sto continuando, da dicembre, dalla laurea magistrale che lavoro in laboratorio, sto continuando il progetto di tesi. Sono andata a occuparmi di varianti di questo enzima che sono coinvolte in patologie del sistema nervoso centrale, e in attesa di partire a giugno per Londra per una collaborazione. Con la laurea magistrale si può avere accesso all'albo professionale di dottore forestale e agronomo e anche ad altre scuole, come ad esempio valutazione del rischio chimico. Dopo la laurea sono intenzionata a tentare appunto il percorso del dottorato di ricerca. Nimen zaijian.